Adesso parliamo di un metodo di allenamento per il mezzo fondo molto famoso e molto utilizzato a buon ragione, che è il fartlek. Il fartlek è un metodo di allenamento che è stato ideato da un allenatore svedese negli anni 30, un allenatore che si chiamava Gustav Holmer, e l'idea di questo allenamento è di fare un allenamento in cui abbiniamo i tratti a velocità sostenuta a tratti più lenti. Quindi la grossa differenza tra il fartlek e l'interval training sta proprio nel recupero. Mentre nel fartlek il recupero è la velocità del recupero è la velocità del medio o comunque del lento, nell'interval training il recupero è a corsa molto lenta, spesso in surplus, si può fare anche il recupero assolutamente da fermo, cosa che nel fartlek non è prevista. L'idea iniziale comunque dell'allenatore, perché poi il fartlek, come vediamo adesso, si è evoluto, era quella di fare un allenamento in cui si alternano momenti in cui si corre velocemente e a momenti in cui si corre più lentamente, quindi un allenamento con variazioni di ritmo. L'idea di Holmer era appunto quella di lasciare libertà all'atleta di decidere quando correre tratti veloci e quando correre tratti lenti. E anche la durata era abbastanza libera, si correva solitamente nei terreni naturali, quindi nei boschi, si facevano salite, si cercavano anche degli ostacoli, quindi quando c'era salite, ostacoli, o quando si correva correre lento, quindi si aumentava quella che era l'intensità, diminuendo poi nei tratti magari appunto di recupero. Negli anni si è evoluta, soprattutto in America, si è evoluto questo concetto dell'interval training e dal farlo nel bosco si è pensato di fare innanzitutto di farlo su pista o comunque su strada, farlo su tratti misurati e con delle indicazioni molto precise per l'atleta. Quindi la differenza, diciamo, tra il fartlek svedese e il fartlek americano sta proprio che mentre nel fartlek svedese l'atleta diciamo, può pensare lui quello che è l'allenamento, e in base alla forma quotidiana, alla voglia e alle capacità e al talento, può decidere lui quando correre veloce e quando diminuire. Nel fartlek americano invece le prove e i recuperi sono ben definiti, e quindi l'atleta non ha più questa libertà di scelta che ha invece nel fartlek svedese. Quindi nel fartlek americano le ripetute sono ben stabilite, si va da una ripetuta di corsa veloce dai 300 fino ai 1200 metri, e il recupero si fa a ritmo medio, comunque almeno a ritmo di corsa lenta, e vanno dai 200 agli 800 metri, quindi dipende sempre un attimino da cosa andiamo a preparare e da quelle che poi sono le capacità dell'atleta. Se vogliamo preparare 5000 metri è opportuno fare un fartlek da 5000 metri, se prepariamo i 10000 metri è opportuno fare un fartlek da 6000 metri. Se prepariamo la mezza maratona, diciamo che un fartlek da 8 km, 8000 metri è ideale. Se prepariamo la maratona, è buono fare un fartlek di 10000 metri. Per chi prepara la maratona, diciamo che il fartlek non è proprio l'allenamento proprio specifico, ti conviene farlo nei periodi di transizione o comunque all'inizio proprio della preparazione. Comunque il fartlek è sempre un allenamento consigliato da mettere nel GPP, quindi nella programmazione, nella fase iniziale della preparazione. È consigliabile anche per chi prepara gare di mezzo fondo veloce come 800, 1500, e comunque all'inizio della stagione, all'inizio della preparazione è un allenamento che poi è ottimale. Le peculiarità del fartlek sono che innanzitutto lavoriamo per migliorare quella che è la soglia aerobica, come abbiamo visto in altri video, migliorare la soglia aerobica è molto importante per poi migliorare le prestazioni in gara. Miglioriamo quella che è l'apparato cardiocircolatorio e respiratorio, quindi miglioriamo la respirazione e il battito cardiaco, soprattutto anche a riposo. L'atleta impara a gestirsi, a gestire le energie, e un'altra cosa importante è che l'atleta impara a fare cambi di ritmo e impara anche si impara a gestire, a sentire il corpo, a sentire le sensazioni che, come sappiamo, è molto importante, soprattutto in una gara di mezzo fondo. Le prove veloci, i tratti veloci vanno fatti a ritmo gara e i recuperi, come abbiamo detto, a fondo, al tempo del fondo medio o del fondo lento. Più l'atleta è evoluto, quindi non andiamo tanto a migliorare quello che è la velocità delle prove, che come detto vanno fatte a ritmo gara.
quanto aumenteremo il ritmo nel recupero, quindi la discrepanza tra il ritmo delle prove veloci, quindi il ritmo gara e il recupero sarà minore. E questa poi il grande pregio di questo allenamento è qui proprio che riusciremo ad andare a lavorare bene per migliorare quella che è la soglia aerobica. Esempi di allenamenti di fatleg da fare anche in strada sono lotto per 4 minuti con 3 minuti di pausa, sono il 10 per 2 minuti con 2 minuti di pausa e il 15 per 1 minuto con 1 minuto di pausa. Io ti consiglio di fare i fatleg, sono elementi molto divertenti, sono importanti per imparare a gestire quelle che sono le tue energie e aiutano a essere poi forti di testa, soprattutto in gara quando c'è un cambio di ritmo poi magari verso il finale. Io con questo ti ringrazio, ti auguro buon divertimento, iscriviti al mio canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!